Amici Niter, amiche Niter, buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo Knitting Time. Adesso beviamo, sferruzziamo, facciamo un sacco di cose, rispondiamo alle domande. Mi raccomando, state con me. Valentina che cuce la lana, cuce la lana, cuce la lana. Ragazzi, ho appena finito di fare una serie di video perché ero un pochettino indietro con la mia programmazione. Finalmente ho finito e non vedevo l'ora di mettermi qui a fare un knitting time in tutta, tutta tranquillità. Nel frattempo il telefono sta squillando come una pazza, perché il mio telefono è femmina, come un pazzo. Sto bevendo il mio solito cioccaccino, però ho trovato questa meravigliosa tazza termica che è un salvavita. Mi permette di avere la bibita calda, calda, tiepida, per un sacco di ore e io ne sono assolutamente entusiasta. Bando alle ciance, ciancio alle bande. Oggi volevo fare questo knitting time insieme a voi per rispondere un poco a tutta una serie di domande che mi sono state fatte sotto i vari video e che richiedono un certo tempo per la risposta, però non abbastanza per un video a parte, tipo tecnico, non tanto interessanti cioè nel senso tutte le domande sono interessanti, ma queste magari non richiedono un video tecnico proprio a parte dedicato, no? Quindi ho pensato di racchiuderle tutte in questo knitting time e anche se io ho poco knitting, tanto time, l'idea era quella di mi accuccio e ve lo faccio vedere. La mia idea era quella di fare il lavoretto sul maglione Liken e infatti vedete che qui ho già preparato il gomitolino, ci sono i ferri, c'è anche l'uncinetto e vorrei cercare di fare la ripresa del collo insieme a voi. Però volevo anche rispondere alle domande. Fare le due cose insieme non credo di riuscire, quindi brevemente prima cercherò di rispondere alle domande. Insomma, vediamo come va. È un video un po' improvvisato questa volta. Allora, diciamo che intanto mi fa impazzire che sotto alcuni video trovo commenti del tipo: per ascoltarti ho bruciato le patate. La cosa non è che mi fa piacere che abbiate bruciato le patate, però mi fa piacere che seguiate i miei video cucinando, andando in bagno, facendo le vostre cose. Questa è una cosa che mi piace moltissimo perché anch'io faccio così. Nel senso, quando seguo qualche video di qualche YouTuber che mi piace, io mi porto il telefonino in giro e non so, mentre faccio le pulizie, mentre non so, vado in bagno, cucino, mi guardo, più che altro mi ascolto il video, quindi è una cosa che ci rende uguali. Mi fa impazzire. Allora, dunque, una cosa che mi dice Francesca, no? Si parlava dei video, dei tutorial su YouTube e lei dice una cosa molto giusta. Che lei è d'accordo con la mia opinione, insomma, che i video tutorial su YouTube generalmente sono generalmente molti, non tutti, ma sono fatti in un modo approssimativo e senza le necessarie competenze e anche alcuni argomenti sono trattati in maniera abbastanza superficiale. Lei dice questo, dice i fondamentali, secondo me, bisognerebbe prenderli in un altro modo e su questo mi trovo d'accordo. Nel senso che
i video proprio sull'inizio, che cosa sono i ferri circolari, che cos'è la lavorazione alla continentale, eccetera, sono spiegati in tanti video molto 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 male. Questi sono, questa è anche la mia opinione, quindi Francesca mi trovi d'accordo. Però lei dice anche, sono la prima a cercare su YouTube la spiegazione di un punto particolare perché magari non ho capito la spiegazione oppure mi è rimasto un dubbio. E per queste cose è utilissimo. Questo è altrettanto vero, nel senso che come i punti base su YouTube, e sto parlando di YouTube Italia, non YouTube in generale, perché insomma parliamo di cose che conosciamo, no? Parliamo di YouTube Italia. Punti base vengono spiegati in tantissimi video molto male, con approssimazione e senza le necessarie competenze, tanto quanto i video con punti specifici, tecniche specifiche, cose particolari che sono da fare con i punti, con le maglie, sono spiegati molto bene. È vero? È verissimo, Francesca, mi trovi d'accordo, e ti dirò di più, anche io qualche volta quando ho dei dubbi su dei punti complicati, dei passaggi complicati, sono la prima ad andare a cercare su YouTube qualche video che mi possa aiutare. Per cui, tutorial su YouTube sì per le cose complicate, no per le cose semplici, che sembrerebbe in realtà un controsenso, però in realtà è quello che succede, almeno secondo la mia opinione. Ditemi anche voi qua sotto che cosa ne pensate, così facciamo una bella discussione. Ah, poi c'è un commento che mi sono salvata di Elisabetta perché mi guarda, è troppo carino, volevo condividerlo. Allora mi dice che trovi il punto, ho trovato i tuoi video e lo confesso, mi hanno immediatamente colpito le tue mani, che perché io le ho piccole e paffute, dice lei, no? Mentre le tue sono estremamente eleganti, no? Allora grazie Elisabetta, mi fa piacere che ti piacciono le mie mani, volevo ringraziarti, insomma, ecco. E mi dice, parlando della storia dell'abbinamento continentale circolari, anche lei seguendo alcuni video però ha riscontrato delle difficoltà e mi dice, lei per esempio il diritto lo lavora con il filo a sinistra mentre il rovescio lo continua a lavorare con il filo a destra perché così ha una tensione costante e regolare. Io assolutamente una cosa che mi consiglio di fare è trovare il proprio modo di lavorare e di avere un bel tessuto. Non esiste un modo giusto, un modo sbagliato, esiste il modo che a voi va bene oppure che a voi non va bene. È bene sperimentare nuove cose, se però ci troviamo bene con un tipo di lavorazione, perché cambiare? È inutile, no? Secondo me, assolutamente. Oh, mi è scappato il commento. Allora, poi si parla ancora delle personalizzazioni, dunque siete molte che me lo chiedete, diciamo che io per quanto abbia detto che il discorso della personalizzazione è un discorso molto lungo, mi sentirei di riservarmi un pochettino di spazio e magari cominciare a trattare la personalizzazione del maglione in qualche video tecnico a parte. Ecco, questa è una cosa che vi prometto che farò. Presto, con il tempo che ho. Vorrei anche specificare che se non carico video, se non faccio knitting time, non è perché non voglio, ma è perché la mia attività principale è quella del lavorare i pattern, creare modelli ed è lavorarli anche, per cui se all'interno di una settimana non trovo il tempo per registrare video e quindi non riesco a pubblicarli, non è per poca voglia, ma è perché, diciamo, la parte YouTube è la parte che trovo ancora adesso sacrificabile, no? Come dire, nella mia gestione del tempo.
Questo non vuol dire che non mi piaccia, anzi mi piace molto, mi diverte, ma per ora sto tenendo il canale YouTube veramente solo quasi come un divertimento. Infatti, come vedete, non ho sponsorizzazioni sui video, non ho pubblicità, non ho niente, perché mi piace che questi miei video arrivino a voi senza nessun filtro e che sia un divertimento per voi, ma anche per me, cioè devo divertirmi anch'io. Per cui se all'interno di una settimana non ho il tempo per registrarli, e non prendetevela, e scrivetemi naturalmente come avete fatto in questo periodo, chiedendomi e sgridandomi, perché magari questo è una cosa che mi stimola dal lavorare ancora di più. Però non offendetevi se proprio non ce la faccio, non è mancanza di volontà, ma è proprio carenza di tempo. Inoltre, adesso che che è cominciata la stagione degli workshop, il tempo si è ridotto ulteriormente. Non è come in estate, dove riesco a registrare di più, ma devo fare i conti anche che il weekend sono via, per cui devo gestire le cose anche della famiglia. Oh. Ah, una cosa che mi domanda Elena sotto un altro video, mi dice sotto un knitting time numero 7, mi domanda la questione: Emma Fassio tiene il dito attaccato al ferro mentre io lo tengo in alto. Questa diversa posizione cambia la tensione del filato oppure è pura questione di comodità? Allora ti rispondo, Elena, è una questione di comodità, di come ti senti comoda tu. Io mi sento comoda con il dito alzato, come quasi tutte le persone che lavorano al nord, da Trieste in su, come dire, e anche verso est. Per cui è una questione di comodità. La tensione assolutamente non cambia, almeno secondo me. Ecco, questo spero di averti risposto. Ecco. Oh, dopodiché mi dice che le è capitato spesso di avere la necessità di fare delle modifiche ai pattern, non certo per snaturare il messaggio della designer, ma per potersi sentire a proprio agio. Certo, questo è un diritto di tutte. Se tu ti senti più a tuo agio con una certa vestibilità piuttosto che con un'altra, è tuo diritto assolutamente innegabile e insindacabile che tu possa fare delle modifiche, e io ne sono assolutamente entusiasta. Poi dice che le è capitato anche di rivoluzionare il pattern, ha preso una stola e ne ha fatto un gilet perché amava molto il pizzo che era usato. Anche questa è una cosa creativa molto molto carina. Ecco, allora, grazie di aver condiviso queste tue idee con noi, cara Elena, mi fa sempre molto piacere leggerti. Ogni tanto sti commenti mi spariscono. Allora, allora, Mrs. Brain mi domanda sul problema, parliamo del problema di leggere o non leggere messaggi privati, oppure, scusa, non ho messaggi privati, post che sono stati pubblicati su Facebook o su YouTube, no? Cioè, più spesso ho detto non ho il permesso di leggere questo commento e quindi ne faccio un riassunto. Allora, in realtà, come ho spiegato, lei dice è assurda questa cosa, perché se tu li pubblichi vuol dire che non sono più privati, no? Ma sono pubblicati al pubblico, quindi tutti li possono leggere, quindi tu li potresti leggere in un video. Allora, su questa cosa io devo dire, sono sempre molto timorosa sulla questione della privacy e quindi preferisco non rischiare. Forse è vero che si possono leggere i commenti che sono stati pubblicati, ma io preferisco non incorrere nelle ire e nelle denunce di persone. Visto che, come vi avevo già spiegato in un altro video, purtroppo le mie esperienze con la privacy e con le persone non sono stati sempre positivissimi, io preferisco non rischiare, quindi i messaggi, diciamo quelli polemici, preferisco non leggerli, ma farne un riassunto. Invece leggo volentieri stralci dei pezzi di domande, di post che voi mi fate sotto i vari video, così da poterne discutere insieme in questi knitting time. Questo naturalmente è un altro discorso, no? Quindi ecco, spero di aver spiegato ulteriormente la questione.
Dunque, dopodiché abbiamo Mirella. Mirella mi domanda. Mirella mi dice, sotto Knitting Time 2, mi dice che nella sua zona, è piuttosto povera di filati, ha difficoltà di reperire dei buoni filati ed è per questo che sta ascoltando con molto interesse tutto quello che dico a riguardo. Non è molto brava, vorrebbe esserlo, però mi domanda, a parte che Mirella, insomma, probabilmente sarai bravissima, ma non te ne rendi conto visto che vivi da sola e non hai la possibilità di scambiare le opinioni con qualcun altro. Dice che ha un problema quando indossi i capi per un po' di volte. A livello dove c'è maggior attrito si formano pallini a non finire che rendono il capo veramente brutto. Allora, questa cosa dei pallini mi è stata chiesta anche da un'altra persona, cioè quindi me lo chiede Mirella e me lo chiede anche qualcun altro di cui Giulia. Giulia con la Y e la H sotto Knitting Time numero 7, no? Dice come si fa ad eliminare quegli antiestetici pelucchi che si formano sui maglioni? Allora, pallini, pelucchi, insomma, parliamo sempre della stessa cosa, cioè l'evidente stato di usura e di uso del nostro capo. Allora, dunque, direi che questi pallini e pelucchi molto spesso vengono associati ad una cattiva qualità del filato. Non sempre è così, nel senso che è vero che i filati di cattiva qualità fanno tanti pallini e pelucchi, però anche qualche filato molto valido, molto costoso, tende a farli comunque. Ci sono alcuni filati che li fanno di più e alcuni filati che li fanno di meno. Come curare questi capi che alla fine hanno questa problematica? Allora, innanzitutto io vi consiglio di munirvi di quei meravigliosi rasoi leva pelucchi. Ce ne sono anche di enormi e di molto funzionanti. Mi raccomando, controllate che siano proprio molto buoni di qualità, perché so che ce ne sono alcuni che tirano il filo e fanno il buco, quindi attenzione a quello che comprate. Generalmente si usano quelli, oppure devo dire la verità, anche a mano, cioè togliendo i pelucchi a mano, può essere un'alternativa altrettanto valida. Cioè proprio strappandoli così, no? So che vi dirò delle cose che magari non vorrete sentire perché sembreranno delle cose così, però di fatto il fatto che ci siano questi pelucchi e questi pallini è una cosa del filato di per se stesso che lo produce. Inoltre, si producono questi questo difetto è prodotto in capi che sono particolarmente aderenti in certe zone. Per esempio, se abbiamo uno scalfo molto scavato, cioè molto alto, molto aderente, sarà più probabile che si formi questo tipo di difetto. Questo tipo di difetto a lungo andare provocherà un infeltrimento perché anche il sudore ci metterà del suo. Allora, in questo caso, per proteggere i propri capi, io direi che ci sono i si chiamano sudanti, non so come si chiamano in italiano, proteggiascelle, non lo so. Naturalmente sono una specie di aletta che si piega a metà così con la parte esterna adesiva, no? Si leva l'adesivo e si fa aderire al capo. Naturalmente noi non faremo aderire questo adesivo al nostro capo, ma lo faremo aderire ad una magliettina di cotone che indosseremo sotto, no? Per cui ecco, questa sarà un'ulteriore protezione per cui potremo preservare il nostro capo dalla formazione di questi pallini e di questo infeltrimento nella zona della ascella. Oppure potremmo indossare solamente capi oversize, che è un'altra soluzione. Ecco.
Però una volta che questi pallini e questi pelucchi si formano, non c'è che da toglierli con un rasoio, con... Una volta si faceva proprio con una lametta, mi aspirava mia nonna, proprio faceva con una lametta molto molto delicatamente, passava questa lametta sulla superficie del maglione e toglieva via tutti questi pelucchi. Adesso ci sono questi rasoi, diciamo leva pelucchi, si usano quelli, ma state molto attenti al modello che comprate, perché potrebbe tirare i fili e fare il buco, come abbiamo detto prima. Quindi usatelo delicatamente, non premete, veramente così, insomma, è una cosa buona. Per una volta che si formano i pelucchi e i pallini, è così, cioè va così. A cosa è dovuta questa cosa? È dovuta al fatto che, per esempio, la fibra è molto corta. Cosa c'è da fare? Non c'è da fare niente. Non lavateli troppo spesso, perché altrimenti tendete più ad infeltrirli e quindi la cosa potrebbe addirittura peggiorare, ma non lavateli neanche mai, perché senza lavarli questi pelucchi e pallini si producono sempre di più. Quindi bisogna trovare una via di mezzo. Non saprei cosa dirvi di più. Non saprei. Ecco. E mi dispiace di non poter aiutare di più, però è una cosa che proprio esiste e no, non ci si può fare niente. Ecco, oh, Rossella mi domanda qual è il soundtrack, la colonna sonora dei miei vlog. Sapete che nei vlog metto anche la musichetta. Allora, la musichetta non so cosa sia, nel senso che proprio per un problema di copyright, le musichette che io posso usare su YouTube devono essere tutte musichette senza copyright. Allora, io ho trovato vari siti dove c'è della musica senza copyright che può essere scaricata e inserita dove vi pare, e ovviamente non deve essere inserita in prodotti commerciali, e questa musichetta, insomma, si trova lì. Ne trovate diverse e me ne sono piaciute due in particolare: una la uso per i miei vlog e una la uso invece per le mie sfilate, quello Five Ways to Wear e poi il nome del maglione. E quindi non so come si chiamino in realtà, quindi mi dispiace non poter dare nemmeno questa informazione, però dovrei informarmi, lo so, però non c'ho voglia, perdonami, perdonami. Allora, scorrendo i vari commenti... Allora, sempre Elena mi dice che leggendo il libro di Elizabeth Zimmerman, incuriosita anche di alcuni video, le piacerebbe conoscere meglio la tecnica di costruzione per le maniche a martello. Oh, dice che ovviamente Elizabeth Zimmerman ne parla per la lavorazione bottom up, però domanda se c'è un modo per lavorarle anche top down. E naturalmente sì, c'è, come risposta alla tua prima domanda. Ci sono anche un sacco di pattern su Ravelry che usano la tecnica, devi cercare saddle shoulder, saddle shoulder, ecco, ok? E quindi trovi un sacco di pattern già pronti, soprattutto anche Strick, mi pare che ne abbia fatto alcuni molto belli, interessanti, e anche io ne ho fatti un paio, però saranno pubblicati più in là. E quindi, per continuare, perché online viene usata quasi sempre top down, stiamo parlando la lavorazione raglan piuttosto che altri tipi di lavorazione? Semplicemente perché la lavorazione raglan è molto più semplice. Allora, in ordine di semplicità, come progettazione sto parlando, e tutto sommato anche come lavorazione, e la progettazione e la lavorazione del raglan è la è il tipo di tecnica costruttiva del maglione top down più usata in assoluto su YouTube, su YouTube, su
su Ravelry. Subito dopo viene la costruzione con lo sprone tondo, poi la manica contiguous, come si dice, manica a giro contiguous, e dopodiché appena la saddle shoulder e setting sleeve, che sarebbe manica a giro. Questo perché questi ultimi due tipi di tecniche costruttive sono più complicati, cioè richiedono più dimestichezza con la con il design, ma richiedono anche una maggiore dimestichezza anche delle persone che poi andranno a lavorare i pattern stessi, per cui è così, per cui se vogliamo avere questi ultimi due tipi di tecniche ce ne saranno decisamente di meno rispetto alla manica raglan. La manica raglan ha anche la particolarità di essere un tipo di manica che sta molto bene quasi a tutti, ecco, a meno di non avere una forma particolare, spalle particolarmente strette, oppure non so, qualcosa d'altro non mi viene in mente. La manica raglan sta bene quasi sempre, sta bene anche non so se avete, se siete soggetti a fluttuazioni di peso, un maglione raglan cadrà comunque bene addosso. Se invece dimagrite, avete la manica a giro vi cadrà dalla spalla e il maglione è decisamente più brutto, no? Ecco, questo sicuramente. Andiamo avanti con un'ulteriore domanda. Marta dice: come mai a Vienna non si fa più il festival? Cara Marta, non si fa più perché l'ultima volta è stato un tremendo flop. Devo dire che a me è molto dispiaciuto, però alla fine le cose sono andate così. Io non sono dentro l'organizzazione, però dal primo anno nel quale c'erano più di 40 stand di filati, accessori e libri e tutto quello che vuoi, c'erano un sacco di corsi, designer da un po' tutto il mondo, tutta Europa, diciamo. La seconda volta i corsi sono andati quasi vuoti e c'erano 4 stand, per cui veramente è stato un grandissimo flop. Sono stati problemi, penso, dell'organizzazione, e dubito che in un futuro si farà di nuovo il Festival della Lana a Vienna, oppure forse si farà, ma non con questa organizzatrice, credo. Andiamo avanti. Allora, sotto il video, come abbinare il filato al progetto? Barbara mi chiede: come abbinare i filati di diverso materiale? Come scegliere quelli che stanno meglio non solo nell'estetica ma anche nel trattamento? Mi spiego: per esempio un top primaverile dove la parte superiore potrebbe essere in lace e la parte sotto in cotone, che poi in realtà, Barbara, lace non è un tipo di fibra, è un tipo di tipologia, no? Di filato, per cui cotone e viscosa, per esempio, potresti dirmi, no? Non so, lana e cotone. O sotto una maglietta invernale dove la parte sopra è sempre in pizza e quella sotto in lana leggera. Anche qua stiamo parlando di lavorazione con tipo di filato, cioè non ci siamo come terminologia, nel senso, non ti offendere, però mi dici o la parte di sopra in pizzo e sotto la parte a maglia rasata, oppure non so, cioè non so cosa intendi, capito? Io penso che tu intenda entrambe le cose, no? Magari esistono filati migliori da abbinare. Allora, è una domanda che potrebbe, non so, impiegare un meeting time solamente su questo per risponderci, no? Allora, innanzitutto, quando parliamo di filati, dobbiamo parlare o di tipologie di filati da abbinare, per cui lace, fingering, aran, eccetera, eccetera.
che parliamo di spessore, oppure parliamo di fibra, quindi lana, cotone, viscosa, alpaca, nylon, eccetera, eccetera, oppure parliamo di lavorazioni, maglia rasata, pizzo, trecce, picco, palla, quello che volete, no? Per cui, diciamo, parliamo di queste tre tipologie. Allora, come abbinare filati dallo spessore diverso, dal materiale diverso e come abbinare tipi di lavorazioni diverse. Allora, per tutte c'è una risposta unica che è quella sperimentare, provare. Allora, non esiste un modo giusto, un modo sbagliato, per esempio, per abbinare tipi di lavorazione. Bisogna fare delle prove. Naturalmente bisognerà tenere conto che la tensione dei due pezzi lavorati, per esempio a maglia rasata e a pizzo, no? Saranno diverse le due tensioni, no? Di solito il pizzo è pieno di gettati e quindi il lavoro tenderà ad allargarsi, quindi il campione lavorato in pizzo di solito è, per lo stesso numero di maglie, più grande del lavoro a maglia rasata. Viceversa, se useremo maglia rasata, sempre faccio questi esempi, con maglia rasata e trecce, la lavorazione del pezzo lavorato a trecce richiederà più punti rispetto alla maglia rasata perché tende a stringere, no? La lavorazione a trecce. Queste sono cose abbastanza comuni, no? Ecco, quindi non c'è che da provare e sperimentare i due tipi di lavorazione che ti piacciono di più per abbinarli. O come abbinare invece filati di spessore diverso? Allora, diciamo che qua però è sempre un rischio. Insomma, si può sperimentare e avere dei prodotti molto interessanti, e ultimamente sto lavorando due filati dallo spessore molto diverso, non li ho lavorati insieme, ma faccio una sorta di lavorazione a righe, anzi una sorta, sto facendo una lavorazione a righe, naturalmente usando sempre lo stesso ferro. Il filato più grosso mi dà una tensione giusta, il filato molto più sottile mi dà una tensione molto aperta, ma io voglio ottenere questo, no? Voglio ottenere un effetto trasparente, see through, vedo, non vedo, perché è un maglioncino tipo primaverile. E quindi questa è la lavorazione che io ho scelto per lavorare questi due filati insieme, no? Però nel caso io volessi abbinare proprio due filati e lavorarli insieme, come dire, veramente, cioè insieme, come dire, insieme, non esiste un modo giusto, un modo sbagliato, nel senso che ho visto abbinamenti pazzeschi. Io ultimamente sto pensando di abbinare il filato Ghima, che è una fettuccia di cotone, con il Sensai, che è un mohair, e lavorarli insieme. Secondo me dovrebbe, nella mia testa, produrre un tessuto estremamente interessante, dall'aspetto molto nuvoloso, molto peloso, molto leggero, ma con un'anima un po' rigida, che è questa una cosa che mi piace molto, no? Per cui dipende un po' dall'effetto che tu vuoi ottenere su come abbinare, non ci sono delle regole vere e proprie. Però diciamo che, non so, vuoi lavorare una parte, non so, la parte sotto della maglietta in pizzo e la parte sopra a maglia rasata, e vuoi anche usare due filati diversi. Qui bisogna sperimentare, non c'è una regola, devi vedere un momento. Il mio consiglio in linea di massima sarebbe di usare il filato più pesante, proprio fisicamente più pesante, per la parte sopra, e il filato più leggero per la parte sotto, per avere un effetto più gradevole. Però magari facendo esattamente il contrario si crea una cosa del tutto diversa, innovativa, alla quale io non avevo ancora pensato. Questo dipende un po', no? Ecco. Dipende un po' da tutto, dal filato, dalla tua idea di quello che vuoi ottenere, no? Possono venire anche degli effetti decisamente strani, che però magari sono quelli che tu vuoi, no? O come abbinare quindi varie tipologie di materiali, ho già parzialmente risposto. Non esiste una vera e propria regola,
Anche perché ultimamente vediamo veramente dei filati molto diversi, addirittura lavorati insieme per creare un nuovo filato. Sto pensando per esempio al cotton cashmere di Katia, no? Della linea Concept. Chi avrebbe mai pensato di mettere insieme il cotton e il cashmere? Eppure è venuto veramente un bellissimo prodotto, no? Ecco, per cui sperimentate e sappiatemi dire cosa sappiatemi dire cosa avete ottenuto. Ok, perfetto. Allora, un'ultimissima osservazione, dopodiché penso che comincerò a produrre anch'io qualcosa. Allora, è un commento che ho trovato e spero che la persona non si offenda. Allora, una certa Ines, sotto uno degli ultimi Knitting Time, che scrive: non conosco i tuoi lavoretti, la tua simpatia è unica. Allora, cara Ines, allora intanto io ti ringrazio di avermi detto che i miei lavoretti, cioè che la mia simpatia è unica. Io ti ringrazio moltissimo. Però adesso, mentre cominciamo a lavorare, parliamo sulla questione lavoretti. Dunque, prima di rispondere, vorrei incominciare a capire da dove posso cominciare a riprendere i punti per questo maglione. Dunque, io mi avvarrò di un uncinetto che è tipo 4 volte più grande di quello che dovrebbe essere, di un avanzo del mio filato originale, e andrò a fare una cosa barbina, cioè andrò a prendere i punti praticamente da qui, non so se vi vedete, cioè da sotto il bordo, per cui questo bordo resterà nascosto dentro. Vediamo cosa ne viene fuori, ragazze. Io adesso lo scoprirò assieme a voi. Adesso cercherò di farlo con l'uncinetto perché mi sembra la cosa migliore. Diciamo che io non vorrei neanche riprendere tutte le maglie del collo, ma riprenderne tipo 4 maglie ogni 5, in modo da dare anche un po' cioè di stringerlo già un pochettino. Già vedo che questo uncinetto mi sta dando un fastidio assurdo, quindi faremo così e userò il ferro e vado a pescare. Quindi 1, 2, 3. Cosa è successo qua sotto? Okay, fantastico. Cioè, pessima idea di non avvalermi dell'uncinetto. No, invece funziona. Vediamo. Sì, ok. Quindi i primi 4 punti li ho ripresi. Adesso ne salto uno e vado così. Perfetto, secondo me va. Va, va, va. Vi saprò dire alla fine del giro. 3 e 4. Allora, questione lavoretti. Allora, tu non lo puoi sapere naturalmente, cara Ine, se volevi farmi un complimento, però dire ad una designer che fa lavoretti è forse la cosa più tremenda da dire, e credo che tutte le persone che mi seguono condividono il mio stesso sentire, perché ne abbiamo parlato più di una volta, e la questione che il fatto a mano sia sempre associato a qualcosa di lavoretto, le tue cosine, le robine, cioè no, no, ragazzi, parliamone. Noi stiamo facendo un capolavoro, capito? Un capolavoro assoluto. Ma non so neanche che numero è questo ferro che sto usando. Spero che sia, mi sembra un 3. Se è un 2,5, forse anche meglio. Non lo so. E, insomma, il discorso del fatto a mano, quindi dicevo abbinato a. Sai che però sto avendo un dubbio, che secondo me forse 4 maglie ogni 5
Potrebbero essere troppo poche perché mi si sta già leggermente arricciando. E se provassi 5 maglioni 6? Proviamo. Via. Ricominciamo. Le prime 4 le ho prese e poi prendo la quinta. Sto andando a tentativi, ragazze, cioè io vorrei dirvelo. Per cui se dopo viene una cosa schifosa, disfo tutto e chi se ne frega. Però almeno un tentativo lo faccio. Allora siamo alla quarta ed ecco la quinta. Mi è anche più facile riprendere così perché così riprendo sempre sulla costa, cioè incomincio e finisco sulla costa ritorta, sul diritto della costa ritorta. Non so se mi spiego. No, Alex, questo è il mio ferro, tu per favore non mi distrarre. Quindi, dicevo, discorso lavoretti per l'ennesima volta, non so che discorso sarà questo. È una cosa che, cioè, è veramente una cosa che è insita dentro le persone che ci stanno accanto ed è, non so, il prodotto di una cultura italiana che ha voluto sempre di più ostracizzare anche dalle scuole le attività manuali e ha sempre di più voluto relegare le attività del fatto a mano in un ruolo di assoluto secondo piano. Bene, questa è una cosa che io assolutamente non condivido. Nel senso che proprio per il lavoro che sto facendo io, ma anche tutte voi che lavorate a maglia, secondo me questo discorso lo condividete. Se c'è una cosa che ci fa imbestialire è sentire qualcuno che ci viene a dire anche mia nonna faceva questo, sì, ho i tuoi lavoretti, le cosucce, le tue cosine, sì, fai le tue cose. Ma che cacchio vuol dire? Cioè, io sto facendo una cosa strepitosa, ho uno skill che tu non possederai mai, perché se mi parli in questo modo non ti insegnerò mai a lavorare a maglia, però sei tu che ci perdi perché in una possibile apocalisse zombie io mi vesto e tu no. Devi accontentarti di quattro stracci, no? Saper cucire, lavorare a maglia, in un'eventuale guerra ti veste tutta la famiglia, cacchio, mentre tu non sei capace di fare questa cosa, no? Quindi è uno skill post-nucleare, no? Post-atomico. E quindi noi dovremmo essere molto orgogliosi di questa cosa e dovremmo quindi, abbiamo già fatto questo discorso, lavorare solo con prodotti super filati, strepitosi perché il nostro tempo vale, eccetera, eccetera. E quindi però dopo aver fatto tutto questo discorso con noi stesse, sentirci dire da qualcuno, c'è un pelucco, sentirci dire da qualcuno i tuoi lavoretti è una cosa che ti fa accapponare il sangue nelle vene, perché è come sminuire quello che stai facendo, no? Sapete che sta storia, secondo me, sta funzionando parecchio bene. Ma fantastico, fantastico. Sono contentissima, ragazze, contentissima, perché questo maglione in realtà io lo userò e lo userei tantissimo. E il fatto che avesse il collo molto ampio mi dispiaceva proprio tanto di non poterlo usare più. Sono alla quinta, sì, perfetto. Poi se non sono proprio precisissima, non importa tanto, è un collo. Però secondo me verrà bene. Lavato e bloccato, poi viene bene. Quindi, insomma, io capisco, Ines, che tu non volevi assolutamente offendere. Io ho preso solo la tua domanda, che è solamente una delle, cioè non è neanche una domanda, il tuo commento l'ho diciamo, ho preso spunto dal tuo commento per parlare di questa cosa, ma credimi che non ce l'ho con te assolutamente. E che proprio nella nostra cultura è lo sminuire le cose fatte a mano. Questa cosa a me non piace, anzi, mi dà proprio fastidio. E usando certe terminologie, secondo me, non si fa altro che avallare questo tipo di pensiero, no? Ecco, siamo noi stesse le prime a dover scalzare questo falso mito,
no? Questo falso mito che non sono lavoretti, ma sono delle creazioni pazzesche che noi stiamo facendo e che sono irripetibili. Ecco, adesso io qua stavo sbagliando perché sono concentrata nel parlare, nel fare due cose insieme, che è difficilissimo. Però credo di essere circa a metà e sta procedendo piuttosto bene. Dopodiché magari, ecco. Allora, diciamo che questo video lo sto registrando prima della diretta di questa sera. Oggi è martedì. Ho sbagliato. 1, 2, 3, 4, 5. Questo lo devo disfare. Tac, tac, eccolo. Di mercoledì volevo dire. Ecco, sarà la mia prima diretta su Instagram e sono molto curiosa questa sera di vedere intanto quanti saremo, perché sono convinta che saremo io e altri due che ci parleremo delle ricette che abbiamo fatto a cena. Però, insomma, se la cosa poi va bene, io penso che magari potremmo riproporre questa cosa della diretta altre volte. Allora, come vi ho spiegato, per adesso non ho il tempo di studiarmi come funziona la diretta su YouTube e farò la diretta su Instagram. Se preferite che io faccia la diretta su Facebook, perché magari non tutti hanno Instagram, ma tanti hanno Facebook, magari fatemelo sapere sotto questo video, scrivendomi anche semplicemente Instagram, Facebook, cose così, no? Ecco, so, le dirette non ho la possibilità di salvarle, quindi vanno perse e di fatto non vorrei trattare nelle dirette per adesso degli argomenti particolarmente tecnici o insomma, più che altro dovrebbe essere un po' come dire, la scusa per restare un poco insieme e chiacchierare un pochettino tra di noi, ecco. Vi parlerò anche della mia esperienza per il mio primo tatuaggio che ho fatto ieri e che è stata un'esperienza fantastica e non vedo l'ora di potervene parlare questa sera. Aspetta che sta andando molto bene. Lo sto stringendo abbastanza, ma non si sta arricciando e sono quasi arrivata al punto. Dopodiché, secondo me, dovrò fare di sicuro qualche aggiustamento perché potrebbe essere che il conto delle maglie. No, cosa è successo? 1, 2, 3, 4, 5, giusto. 1, 2, ok, 3, 4 e 5. Sì, dicevo che potrebbe essere che non arrivo esattamente con il conto pari, no? Ma non ha importanza perché nel caso, facendo il primo giro, aumento oppure diminuisco probabilmente ancora una maglia e così il conto si pareggia. Tanto qua non stiamo parlando di un pattern che devo scrivere, ma sono dei semplici aggiustamenti per recuperare un maglione che altrimenti davvero non avrei la possibilità di mettere più. Perché, come dicevo, questo scollo è veramente troppo, troppo, troppo ampio. Allora, l'ho provato anche davanti alle mie amiche e mi hanno detto: no, ma no, va bene perché è ampio, è bello. Ma avere sta roba troppo ampia d'inverno non mi piace. Se d'estate sì, d'inverno proprio non lo tollero. Ho la necessità di coprirmi, come dire. La macchina si era chiusa di nuovo perché diciamo che questo knitting time si sta rivelando particolarmente lungo, ma era un sacco che non ne facevo e quindi vorrei arrivare almeno alla fine del primo giro per poi continuare questa sera durante la diretta a lavorare per avere un bel lavoretto semplice da lavorare perché insomma un collo a coste non richiede una grande attenzione, così riesco a chiacchierare e a lavorare anche qualcosina insieme. Molto bene. Mi piacerebbe fare la prossima diretta, mi piacerebbe farla su come si legge un pattern.
cioè parliamo dei miei pattern naturalmente. Se siete interessate, ditemelo, perché questa sarebbe la mia idea. Se proprio invece vi fa schifo, ditemelo, perché allora cambiamo tema. Cambiamo tema. Ok, mi sto quasi arrivando, quindi adesso mi chiuderò in un silenzio. Non finirò con 5 maglie mai più. 1, 2, 3, 4, 4. Va bene, mettiamo il marcapunto. Dove è finito? Eccolo! Eccolo qui. E adesso vediamo come va il primo giro, ragazzi. Che strana sta roba. Che strana sta roba. Dunque, userò il traveling loop perché un errore allucinante. Ho fatto un errore allucinante, devo disfare tutto. Vi spiego qual è l'errore che ho fatto? Per fare un lavoro più carino, ho praticamente ripreso da dentro verso fuori, giusto? In modo che è carino da vedere così. Il problema è che adesso il filo che esce da qua dentro, e non posso lavorarlo. Non so se mi sono spiegata. Quindi, via tutto. Fantastico. A meno che non ci sia un modo per rimediare a sta roba. Non c'è. E se io piegassi sta roba e lo facessi passare così? Ok, perché tanto sto bordo deve andare cucito dentro poi. Ok, ci provo. Faccio un magheggio. Praticamente adesso per tirare fuori il filo da dentro lo devo passare. Ma pensa a te cosa mi tocca fare? Non fate come me, non seguite, seguite quello che vi dico, non quello che faccio. Allora, in pratica, prima lo assicuro qua con un punto. Ok, ci siamo. L'ho riportato sulla costa, l'ho assicurato in alto del bordo. Adesso lo passo, no, perché proprio di disfarlo veramente non avevo voglia. Adesso con l'uncinetto, che per quanto sia mega gigante, dai, passa, eccolo, lo passo. Lo faccio passare lungo la costa del bordo preesistente. Non so se si capisce quello che sto facendo, anche perché ho i ferri di qua. Allora, escludiamo i ferri 2 secondi, così vi faccio vedere. Praticamente, vedete la costina? Lo sto facendo passare con un punto bassissimo su tutta la costina. Tanto questo bordo risulterà all'interno. E magari anche lo cucio, quindi ok, finisco con un ultimo punto, con un'ultima maglia. Ah. Certo che ci vuole studio, per far disastri anche così. Allora, adesso quest'ultima maglia, per non far tirare il bordo, la inserisco sul ferro e la faccio. E la lavorerò insieme alla maglia, alla prima maglia. Cioè, ok, non so se si vede. L'ultima maglia è questa qui. E la prima maglia è questa qua, eccola.
non vedrete niente perché grigio su grigio, non ho messo le mani nel modo giusto, eh. Insomma, queste due maglie le lavoro insieme, ovviamente a diritto ritorto, no? Però almeno così mi sono portata fuori il filo. Bene. Sempre bello imparare cose nuove, ragazze, e anche a come non, cioè a come pensare un pochettino di più quando si fanno le cose. Però per adesso mi sembra che stia funzionando. L'interessante sarà quando mi troverò alla fine del ferro e dovrò vedere se ho lavorato bene, cioè se ho messo su il numero corretto di maglie, ma ovviamente non è che le ho contate. Per adesso mi sembra che vada bene. Ragazze, che roba! Se riesco a recuperare sto maglione sono troppo contenta, guarda. Sono troppo troppo contenta, perché proprio era, sai quei maglioni che dici ma cosa mi piace proprio, perché mi piace tutto il colore, mi piace la forma, anche adesso che è un pochettino ampietto mi piace comunque, mi veste abbondante, ma ultimamente mi piacciono le cose un po' cover, quindi mi piace, lo metterei con i jeans, con tutto. Il fatto di non poterlo mettere per via di questo scollo così ampio mi dava proprio fastidio. E dopodiché ovviamente però oltre a lavorare questo bordo così, dovrò lavorarlo anche più alto, in modo da nascondere bene il bordo che c'è sotto, cioè non basterà i 2 centimetri che erano segnalati nel pattern, ma dovrò lavorarlo un poco di più. Ma insomma, mi pare bello ampio comunque. Bah, vabbè che... Adesso sto lavorando e mi sto guardando anche i tatuaggi che nel frattempo stanno facendo capolino oltre la maglietta. Non ve li faccio vedere ancora perché sono ancora bruttini, nel senso che i tatuaggi appena fatti sono un po' sfocati così e poi sono coperti dal cerotto, quindi non si può farli vedere. Però insomma, sta cosa del tatuaggio, mamma mia, io me la sono sognata per anni. Mia mamma naturalmente era assolutamente contrarissima, contrarissima, infatti mi ha fatto una storia, poi il tatuaggio, 50 anni col tatuaggio, quanti anni hai? Le mamme. Sono mamma anch'io, però insomma, la mia mamma. Io le voglio molto bene, siamo molto 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 legate. Raccontatemi un po' voi con le vostre mamme, se vi va naturalmente. Intanto che sto finendo il giro, devo almeno arrivare alla fine del giro. Ditemi un po' se vi va naturalmente, come il rapporto con la vostra mamma. Lavora maglia? Vi ha insegnato lei a lavorare oppure non sa fare proprio niente? La mia mamma, devo dire, è sempre stata molto brava con le mani, sapevo fare un sacco di cose, dipingere, ho forse preso un po' da lei e da tutta la famiglia materna questa vena creativa, proprio di amare il lavoro con le mani. Mia nonna e la mia prozia erano due bravissime sarte, non erano sarte di mestiere, ma cioè erano bravissime e facevano dei costumi, dei vestiti meravigliosi, ma proprio belli 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 belli. E poi mia nonna sapeva lavorare benissimo all'uncinetto, ma anche a maglia, e mia mamma amava di più la maglia, devo dire la verità. Raccontatemi di voi e della vostra mamma, e se è stata lei ad insegnarvi a lavorare a maglia oppure qualcun altro, magari la nonna, qualche zia. Come stiamo andando? Ci siamo? Ma che? È comunque largo sto scollo, secondo me, più di tanto. Ah no, ok, sono stupida, scusatemi. Mi pareva di aver sbagliato di tirare su il punto, invece oh, no. Allora, insomma, la lana che ho usato per fare questo maglione è la Tuku Wool,
È bellissima, bellissima. Veramente splendida. A me, devo dire, piacciono queste lane, lane, cioè lane che si senta che sono lane che pizzicano anche un poco. Mi piace moltissimo. Discutevamo anche con Rossana, amata di Rosa Knit di Catania, la quale mi diceva che ovviamente in Sicilia la Shetland non è che trova proprio tanto terreno, no? Che è una lana che magari piace a loro, però effettivamente indossarla è molto complicato, perché effettivamente dopo che sono stata giù, effettivamente ci si rende conto come il clima ovviamente cambia le abitudini di abbigliamento in maniera drastica. Capisci perché la Shetland vada tantissimo in paesi freddi e umidi come la Gran Bretagna e non in Sicilia? Cioè, ci sarà un motivo, no? Vabbè, insomma, ci si arriva tutti, però è sempre rendersene conto di persona è sempre, sempre meglio. È molto più efficace, come dire. Madonna, sono quasi arrivata, adesso non vedo l'ora. Se arrivo giusta, devo arrivare con un rovescio. Festeggio. Sono orba, devo vedere da vicino, quindi me lo metto vicino. Dai. Cosa festeggio? Per pranzo mi faccio una pizza. Non posso, magari. Dopo Catania ho dovuto fare 2 giorni di Ramadan, che non vi dico. Altro che Ramadan. 2 giorni di digiuno totale. No, digiuno totale non bisogna fare mai, assolutamente. Però insomma, sono stata a stecchetto. No, peccato. No, non arrivo giusto. Non arrivo giusta, peccato. Allora, bon, sai cosa faccio? Faccio 2 maglie insieme a rovescio. E qua faccio il diritto. Ok. Si parte con il secondo giro, però adesso vorrei dire che, ecco, facciamo un paio di altri punti in modo da allontanarci dall'inizio del giro, così lasciamo in pace il nostro marcapunto. Allora, riflessioni su sto bordino, come sta venendo. Allora, intanto il bordo preesistente si sta piegando automaticamente all'interno, il che è una cosa buona e giusta. Basteranno un paio di punti e lo cucirò dentro. Mi piace parecchio come sta venendo. O forse lo cucirò facendolo restare così in piedi, forse è meglio, perché ho paura che sia diverso la circonferenza, però anche così se resta in piedi. Boh. Insomma, continuerò a lavorare per conto mio. Adesso abbiamo impostato il lavoro e io sono già contentissima. Questo video direi che lo finiamo qui. Io ho esaurito forze, provviste e cioccacino. Finito gli argomenti per oggi, ho risposto a tutte le domande in arretrato. Io spero che vi siate divertiti e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazze, buona giornata, sferruzzate più che potete.